La barca che oscilla. Allora, onesto, io mi ricordo di essere arrivato qui quando ci giocai da bambino e dopo questo livello mi fermai. Non mi ricordo il motivo, probabilmente per il semplice fatto che non ci ho più avuto modo di giocare, semplicemente quello. Oh, ho sbagliato. E tra l'altro ho appena notato che... Aspetta, di qua. Ah, ok, io stavo cercando di rompere la cassa quando in realtà non si poteva. Comunque questo livello invece è libero del movimento, che è una cosa molto particolare. Il mio coltello. Visto che fino ad ora Così va meglio. abbiamo sempre avuto livelli lineari dove dovevamo semplicemente muoverci da destra a sinistra. Mentre adesso abbiamo un livello intero in cui possiamo realmente sfruttare tutto quanto il 3D. Ecco qua. E tra l'altro dobbiamo fare attenzione perché abbiamo solo 5 vite, visto che la volta precedente, per uno stupido errore. Ecco qua, le abbiamo consumate malamente. Allora, mi ricordo semplicemente che questo livello, esatto, è, come posso dirlo, libero nel movimento. Potremmo finire il livello in 2 minuti volendo, ma oltre a quello non mi ricordo assolutamente nulla di dove siano tutti gli oggetti, come praticamente tutto il resto del gioco. Mi ricordo che però è facile perdere tutta la roba se non fai attenzione. Ecco fatto. Abbiamo appena accoltellato, aia, un pover'uomo direttamente nelle parti basse. Ecco fatto. Ok, non mi ricordavo che dovevamo trovare delle leve. Più che altro mi chiedo, ecco, la mia domanda era: ma gli uomini che ci inseguono appariranno all'infinito o c'è un numero? A quanto pare sono infiniti. Così va meglio. Noi quanto siamo? Giusto per capirci. Quindi ci manca la A, la R e la Z. Continua. Ok. Oh, calmo, allora. Magari sai cosa? Sfruttiamo, come posso dirlo, la PS1 e non facciamo spawnare altra gente, nel senso, ecco fatto. Magari Così va la meglio. PS1 ha un massimale di persone che possono apparire e quel massimale ti impedisce poi di farne apparire altre. E ok, però siamo già a due pezzi del disegno. Aia, stronzi. Ok, scendi. Ah no, non mi serve. Scendi giù. Ok. Perfetto. Non credo ci sia altro. Quindi risali. Risali. Attento al gabbiano. No, dall'altra parte. Dai. Ok. Scendi. Anzi, no, aspetta, prima di scendere. Ecco fatto. Ora puoi scendere. Che non si sa mai. Perfetto, ci manca solo un'ultima lettera. E dovremmo esserci. Intanto direi ritorniamo sulla corda, evitando il gabbiano. Ecco qua, aia. Erano fatti meglio i pappagallini l'altra volta. Sti pappagalli, sti gabbiani sono una palla azzurra. Oh, perché non si è aggrappato? Vabbè, non importa. L'importante è aver preso le monete. Allora, però me ne è mancata una e quindi ci dobbiamo buttare di nuovo di sotto. E ok, quindi ora, cercando di fare attenzione a sti gabbiani,
che come sempre in realtà il problema esatto è che non capisci mai la loro posizione, visto che io sti giochi faccio sempre fatica con una cosa, la profondità. Allora, prima di tutto, esatto. Seconda cosa. No, torna indietro. Ecco qui. Ho visto un altro pezzo del disegno. Come ci arrivo? Allora. Ah, ok, di qua si torna indietro, perfetto. Ma è come l'altra volta che... No, sembra di no. Non penso, perlomeno. Allora. No, 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 no. Ecco perché me lo ricordavo sto livello. Ecco perché me lo ricordavo sto livello. Bastava salire in cima e lo finivi, cavolo. Ci manca una lettera e un po' di monete. Vabbè, sostanzialmente abbiamo mancato l'ultimo pezzo sulla destra e l'avevamo completato. Me lo ritengo comunque completato il livello. Potrei volendo rifare quel pezzo qua, però onestamente preferisco mantenere, diciamo, quella purezza del primo gameplay. È come se stessi giocando per la prima volta, d'altronde. Sono passati tantissimi anni da quando giocai a questo gioco e, come ho detto, io mi fermai a questo livello, dopo di questo livello perlomeno, ma non mi ricordo il motivo, forse letteralmente non c'è. Semplicemente andiamoci piano. Non l'ho finito e non l'ho mai ripreso in mano. Punto e fine della questione. Ecco qua. Cerchiamo perlomeno, visto che abbiamo perso. Ah, cavolo, di nuovo. Stavo giusto per dire, visto che abbiamo perso tante vite per nulla.